Eccoci qua per la prima volta puntata di Brick Nauts dal vivo, cioè live finalmente. Non siamo più in studio, usciamo a prendere un po' d'aria. Siamo a marzo e cosa dire, insomma, facciamoci una dose di Lego, una bella dose di Lego. Siamo finalmente all'iBrick, versione 2015. Ci sei? Mi stai dietro? Che sono un po' sguisciolo, attento. Versione 2015, terza versione di Forlimpopoli, quarta versione dell'iBrick. Ecco, ci fermiamo subito perché non vogliamo perdere nessun particolare. Qui abbiamo subito l'orgasmica ruota panoramica del Lego. Ora guardate la mia altezza e guardate la ruota Lego. Non ci arrivo. Interamente Lego, non ci sono pezzi di plastica, no, tutta Lego, al 100% Lego. Godetevela un secondo. Logicamente motorizzata, al momento no, ma è motorizzata. Che dire di questo iBrick velocemente, mentre intanto Pasquale vi mostra un po' queste meraviglie. Questi sono due set ufficiali della Lego, le navi dei pirati, mentre qui abbiamo il primo, secondo me, grande gioiello di questa mostra, che è il galeone dei pirati, realizzato da chi? Realizzato da Fabio Bertini. Fabio Bertini è un po' il patron, questo patron mi fa sentire molto in Rai, Canale 5, Mediaset, queste cose un po' fighe, no? E questo, però in effetti è così, cioè lui è il patron di questo iBrick, cioè è l'ideatore, l'inventore, quello che ha dato alla luce questa mostra. È nata dal desiderio di mostrare i suoi lavori, tra l'altro personalmente credo siano lavori totalmente incredibili. Infatti ne avete uno davanti, cioè vai sulla sinistra, Pasqui, mi sposto, esatto, eccolo qua, non voglio ingambarellarmi. E questo qui è l'edificio in fiamme, è un lavoro dello scorso anno, tengo a precisare che è senza progetti, cioè alla vecchia, mattoncini, scatolone di mattoncini, su, fino a realizzare una cosa di questo genere. Quest'anno gli ha affiancato un altro bellissimo condominio, come potete vedere, spettacolare. È un po', sta cercando di far capire che i modulari non sono nulla e le dimensioni contano in questo caso qui. Comunque, proseguiamo con la nostra gita. Eccolo qui, una cosa molto importante, uno dei simboli dell'iBrick, l'omnipresente deposito di zio Paperone gigantesco. Tengo a ricordare che tutte queste strutture sono sempre realizzate interamente in Lego, ok? Questo è micidiale, mostruosamente gigante. E anche problemi di stabilità, del resto durante la fiera del weekend passato è stato sistemato un paio di volte e ancora un po' pende, ma del resto credo che sia un metro per un metro per un metro. Qui abbiamo il tavolo dove si potrà partecipare al concorso, ci saranno i vari moduli durante il weekend e qui abbiamo un paio di altri suoi lavori, questo fantastico tavolo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Vi ricordo che è un mock, questo non è un set che potete trovare, my own creation, cioè sono le creazioni che vi fate per i fatti vostri con i pezzettoni. E qui abbiamo una comparazione a me carissima, cioè abbiamo l'astronave di Benny, la classica astronave di Benny vista nel film del Lego Movie, mentre di fianco abbiamo il Classic Space, uno dei più famosi del mondo, ovvero uno dei regali di Natale che più mi ha toccato il cuore e che mi ha fatto innamorare di questo mondo, che è questo fantastico 928. Parliamo di fine anni 70, primi anni 80, il set che ha dato via, secondo me, a molti tossicodipendenti come me. Là sulla destra abbiamo un mini set che un po' rappresenta quello che è il periodo che offre questa fiera, cioè la sega vecchia di Forlimpopoli, che è una festa strepitosa, enorme, grandissima, piena di gente. Proseguiamo con la nostra piccola gallery. Abbiamo qui lo Space Shuttle, è stato sistemato un pellino, è stato adattato, gli è stata fatta la rampa di lancio, in realtà anche questo è un set ufficiale. Un paio di diorami personalmente fantastici, Lego, qui siamo anni 90, M-Tron e Ice Planet, fantastici. Anche qui tutti assemblati da appassionati e con tutti i set ufficiali. Proseguiamo in questa meravigliosa location. Qui abbiamo il fantastico Helicarrier, ultimo set UCS uscito della Lego, 349 euro di mattoncini e presto lo vedremo in un servizio tutto suo su Brick Nauts. Molto criticato questo set, ma poi ne parleremo, dai, non andiamo a prendere spazio che non merita.
Quindi abbiamo invece la parte personale, mi faccio un po' di pubblicità, questa qui è una parte molto importante che ho contribuito personalmente ad allestire con l'aiuto di altri amici, con l'aiuto di Lego Star Wars Addicted, con l'aiuto dell'Empira Star Wars Fan Club e di altri ragazzi che hanno potuto fornire i loro pezzi. Qui c'è un po' i set più importanti dell'intera storia di Lego Star Wars. Vi ricordiamo che Lego abbinato al brand di Star Wars è stato uno dei motivi per cui la Lego è diventata quello che è tuttora. E questa carrellata dal 99 fino ad oggi, siamo partiti all'oggi e piano piano arriviamo al 1999. Come potete vedere, i pezzi grossi ci sono tutti. Logicamente questa è stata una delle parti più visitate e più bramate, perché un po' era stata anche pubblicizzata come cosa. Ci facciamo un giro, questo è il posto per far giocare i bambini, molto più ampio dello scorso anno, decisamente, e le mamme ringraziano. Qui abbiamo sempre una parte... Ci sei? Ci sei. Qui abbiamo sempre una parte di Star Wars e si continua con la zona Technics. Vede che un bambino... Ormai mi ingambarello. Do una slappa, do una slappa. Ecco, qui andiamo a vedere altri set un po' particolari, ufficiali e non. Qui abbiamo il famosissimo maggiolino, che sto maggiolino ha preso dei prezzi incomprensibili, cioè nel senso che qua si parla di, probabilmente siamo anche sui 1000 euro con scatola sigillata. Abbiamo il T1 che è ancora in commercio, quindi se avete dei soldi prendetelo, perché anche questo schizzerà le stelle. E poi abbiamo anche qualche altro set, per esempio la Statua della Libertà, che è un set ormai rarissimo, è stata rifatta interamente bianca. Non sarebbe bianca, sarebbe di un verde sabbia, sand green, si chiama così, la Lego lo chiama così, e questa è stata replicata esattamente con mattoncini bianchi. Qui abbiamo un'altra opera di Fabio Bertini, una villa fantastica, strepitosa, con giardino, angolo stradale, che più ne ha più ne metta. Qua c'è veramente da impazzire, ragazzi, io sto impazzendo, fra un po' rubo qualcosa, non ditelo a nessuno, mi raccomando. Haunted House, come poteva mancare questa maledetta casa, maledetta, santo Dio. Questo set ha una storia velocissima, non l'ha voluta nessuna per da quando è uscita, un anno e mezzo, nessuno la voleva. Oh, sta per andare fuori produzione, sono impazziti, tutti l'hanno comprata, 180 euro, nel giro di 2 settimane stava già al doppio. Maledetti Lego, poi il Lego è un gioco per bambini, sì. La casa dei Simpson, sempre realizzata da Fabio Bertini, non la casa dei Simpson, è un set ufficiale, ma il giardino, se guardate nel retro c'è l'albero con la casa nell'albero di Bart, è stata risistemata, c'è anche, guardate, c'è Maggie che gioca nel cestello con la sabbia e le stelle marine. Un altro mock sempre di Fabio Bertini, fantastico chalet di montagna, fatto sempre interamente da zero. E qui abbiamo nei modulari. I modulari sono un po' il futuro di quello che può essere la City, insomma la Lego da qualche anno, fra poco vedrete uno speciale su Bricknauts, ha deciso di investire in questi modulari e l'ha fatto con grande successo, perché hanno avuto un enorme successo e tanto interesse da parte degli adulti. Qui abbiamo il fantastico Fabuland, una serie degli anni 70 per i bambini, è un po' l'antecedente forse, qui non sono informatissimo, credo che sia un po' antecedente al Lego Duplo, e anche questo incredibilmente ha un fascino a cui io non riesco a resistere, ma resisterò, perché farsi un bel plastico anche Fabuland sarebbe estremamente carino. Ma cerchiamo di concentrarsi sulle cose un po' più da uomini, tipo Guerre Stellari, Harry Potter, i Pirati dei Caraibi, queste cose un po' fighe. E qui abbiamo anche qualche Lego Vintage. Poi arriviamo, dopo ci arriviamo, di qua, che dopo lì, questa è la chicca forte. E poi abbiamo un po' di vintage, ecco, questi set che potete vedere sono tutti vintage. Tengo a farvi vedere questa parte qua. Ecco, come potete vedere la Lego, qui secondo me parliamo veramente di anni 60, qui siamo veramente indietro, realizzava le macchinine, cioè le macchinine non erano fatte con i mattoncini, la città sì, ma le macchinine erano fatte di metallo, di plastica, insomma, e i set di una volta erano così. Anni fa si trovavano i mercatini come se piovessero, ma da quando la Lego è impazzita, è esplosa, non si trova più assolutamente niente, quello che si trova ha dei prezzi rilevanti. Arriviamo alla chicca, al cuore, chiamiamolo così, di questa mostra, cioè vi facciamo vedere, questa è la Torre Oscura di Daniele Q.
Cuculovati, faccio un saluto, un fantastico pazzo che si è inventato da zero questa meraviglia. Io ho avuto modo di parlare con lui e gli ho detto: ma come l'hai progettata? No, non l'ho assolutamente progettato, ho solo progettato in Excel la base. Ora, in Excel volete dire casella per casella, ha fatto un reticolato con Excel. Quindi meno tecnologia c'è, secondo me, più la passione Lego è quella vera, cioè quando la tecnologia non sapevamo manco cosa fosse. Questo set è intercambiabile, questa mock, questo diorama, chiamiamolo come ci pare, è intercambiabile nel senso che ogni torre si può smontare e si può spostare nella successiva, quindi ogni volta potrebbe essere montata in maniera totalmente diversa. Come potete vedere, infatti ne ho parlato con lui, ricorda tantissimo Mordor questa torre e la sua idea era anche un po' quella. Credo che ci stia lavorando per fare qualcosa di simile. So che è una roba tipo 100-200 goblin dell'ultima serie di Collectible, fino. È un fantastico pazzo, so che mi stai guardando Daniele, quindi sai che il mio è un complimento e vi invito tutti ad andare a vedere il suo treno da cucina che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Dopo questo, che è un po' il vincitore morale, qui abbiamo invece qualcosa di estremamente meraviglioso per quelli della nostra età, cioè i Walkie Racers fatti di Lego. Io non ho molte parole da esprimere nel descrivere tutto ciò. Puro orgasmo Lego nerd anni 80. Signor Lorenzo Crepaldi, io non ti conosco, ma tu sei il numero uno. E non sto neanche a chiederti se per caso le volessi vendere, perché non avrei mai soldi per potermi permettere questo lavoro che tu hai fatto con la tua fantasia e con le tue mani. Santo Dio! Qui abbiamo un'altra cosa che piacerà molto, molto, moltissimo ai collezionisti. Ok, vedete queste tre scatole. Come potete vedere, queste tre scatole hanno dei numerini particolari. Ora, anni fa uno non gliene poteva fregare di meno di questi numerini, ma questo 6/40, oppure questo 30/53, oppure questo 15/33, significa scatole Lego di valore. Perché valore? Queste scatole vengono date in omaggio fa un po' ridere questa cosa, a chi ha la possibilità di partecipare a questi weekend organizzati dalla Lego. Il costo per questo weekend è parliamo di 1600-1700 euro, se non ricordo male. Alla fine di questo tour, di questo weekend, c'è uno di questi set in omaggio. Non ce ne sono tantissimi, so che questo ragazzo non lo conosco personalmente, è un appassionato di queste cose e quindi partecipa, credo che li abbia fatti tutti, e quindi questi set li ha lui e altre 39 persone, insomma, per dire, veramente set rarissimi e fantastici, soprattutto collezionabili. Sarebbe un furto aprirli. Come potete vedere, anche queste parti qui sono i pellet di ABS che ti vengono consegnate durante questo weekend, che prima o poi sarebbe da fare, se non fosse per i 1700 euro. Per i 1700 euro. Ecco, come potete vedere, qui c'è anche una minifigure che la settimana scorsa non c'ero, ovvero quella di Jorgen Winknutz, non riesco neanche a pronunciarlo, che è l'amministratore delegato CEO dell'azienda. È fantastico, sì, anche questa deve essere sicuramente rarissima e costosissima. Direi che ci siamo quasi finita. Anche qui c'è un'altra minifigure in scala quasi umana, enorme, tutta realizzata a Lego. Secondo me all'interno potrebbe esserci una struttura, non lo so, perché di solito queste sono minifigure realizzate promozionali per i negozi, quindi o sono totalmente incollate o hanno una struttura di metallo all'interno. Non so se è questo il caso. Comunque sia, anche questo è un bel. C'è una prova che magari c'è nel desche. No, questa è proprio incollata, secondo me. Questa non viene mica. Questa è la parte tecnica. Che Fabio è anche un grande appassionato di trattori, gli piace un sacco realizzare trattori, e questi trattori sono interamente Lego. Ecco, l'unica cosa che chiamiamola pecca, o chi se ne frega anche, alcuni di queste ruspe, adesso andiamo avanti, Pasquale, dopo ci salutiamo anche ormai l'onnipresente Camel Trophy, altro diorama realizzato da Fabio Bertino, di cui noi di Lega Nerd siamo estremamente fan, perché il Camel Trophy dell'87, da anni 80 non ci può non piacere il Camel Trophy. Comunque, altra schiera di Technic, e torniamo al discorso che facevo prima. Qui c'è una serie di realizzazioni Lego Technic miste, diciamo che è una tecnica mista. Ci sono ruote di metallo, ci sono pezzi che non sono Lego, come potete vedere i cingoli non sono Lego, c'è qualcosina che non è Lego, ma comunque sono enormi, fantastiche e
assolutamente funzionanti. Direi che abbiamo praticamente finita l'esposizione, come stavo dicendo avete ancora 2 giorni per poterla venire a vedere, sabato 14, domenica 15 marzo, qui a Forlimpopoli in centro, per la Sega Vecchia, venite perché c'è un bordello della Madonna. C'è anche della figa, tra l'altro, vabbè, no, questa è sempre, quando c'è della gente c'è della figa, e quando ci sono dell'ego c'è della gente, quindi perché starsi a casa o guardare il Gran Premio, guardare la partita, avete rotto i maroni con queste partite, venite a vedere sti Lego, che tanti bambini sono pochi, siete, venite tutti voi, tutti sti genitori, come vieni che andiamo a vedere Lego, poi li guardate, vi dice, oh bello, ti piace quello, il bambino gliene frega un cazzo, vi dice, ti piace, te lo compro, ma lo comprate per voi, perché siete adulti come me, e io un bambino di 2 anni che non gliene frega un cazzo di Lego, ma quando li compro dico che sono per lui. Eccoci qua finalmente con Fabio Bertini, il patron di questo. Grazie per il patron. Ciao a tutti ragazzi. Chiamarti il patron di questo iBreak che, come mi dicevi prima, è la terza edizione qui a Forlimpopoli. Sì, è la terza edizione Forlimpopolese, il terzo anno con una grande crescita che abbiamo fatto da quando eravamo nella sala espositiva sulla Via Emilia. Che era molto carina, però. Che era molto, era molto carina. Intima. Era molto intima, aveva tutto un altro sapore, diciamo così. Però dovevamo crescere ed eccoci qua, insomma, siamo arrivati in centro Forlimpopoli, quindi direi che abbiamo fatto un percorso per ora molto buono. Ma direi che però quest'altro anno bisognerà ingrandirsi ancora di più, perché visto l'affluenza che avete, sì. Dico un po' abbiamo, perché abbiamo, ho fatto in parte realtà un pelino di mano te l'abbiamo data anche noi, ma servirà un posto più grande. Sì, quindi stai già pensando. Sto già pensando. La notte penso, perché comunque il primo weekend abbiamo già avuto dei dati sostanzialmente statistici, più di 3.000 persone che sono arrivate, e chiaramente la location è assolutamente da ingrandire. Questo poi ci permetterebbe di esporre tante altre cose che abbiamo in serbo per il prossimo anno, per cui sicuramente dobbiamo cambiare location di nuovo, o perlomeno ampliare quella esistente. Che mi fa ridere che dici abbiamo tante cose che abbiamo, in realtà sappiamo che tu hai una mansarda, una cantina piena di tue sculture che tutte vorremmo vedere, ma in effetti siccome Fabio fa delle robe piccole, fa molto piccole, non fa delle robe mastodontiche, quindi no, in realtà come sapete, avete visto, insomma, Fabio non si limita quando si parla di qualche mania, qualche mania di grandezza ce l'ho, no, effettivamente non è aperta a tutti la stanza dei giochi, e quindi sicuramente abbiamo qualche sorpresa per il prossimo anno. Non l'ho ancora vista la sua stanza dei giochi, no. Ma devo convincere in qualche modo. Devi venire assolutamente. Adesso quest'anno ti farò venire. Ok. Ti volevo chiedere una cosa importante. Sì. Hai avuto dei collaboratori, no? Assolutamente. Tra cui io e abbiamo anche Stefano qui. Sì. Adesso lo chiamo Stefano, che è un mio socio in Lego Star Wars Addict, che ha una pagina Facebook. Ci facciamo un po' di pubblicità. Grande. Ovvero un figlioccio di Empira, il Star Wars Fan Club di Ravenna. Ecco, una piccola cosa. Perché Lego Star Wars? Perché lui ha chiesto l'aiuto a noi, perché lui è un fan dei Lego ma non conosce bene Star Wars. E soprattutto, ecco, ricordiamo che questa parte di Star Wars è stata fatta perché l'anno scorso erano i 15 anni, quest'anno sono 16 anni che Lego ha prodotto questo primo brand. Ecco, perché Lego Star Wars? Vabbè, prima di tutto la passione per Star Wars e poi secondo me proprio i set Lego Star Wars sono veramente, non dico i più belli, però quelli che a me prendono di più. Le navi, le ambientazioni, le minifigure, che anche quelle raggiungono intanto dei prezzi micidiali. È tutto lì, però tutto nasce dalla passione per Star Wars e per quel mondo lì. Oltre ad aver cambiato anche il mondo del cinema, ha cambiato anche il mondo dei giocattoli. E come mai ha pensato questa cosa di Star Wars? Ma allora, sicuramente sappiamo tutti che Star Wars è stato il tema che ha venduto di più di tutti, insomma, il tema Lego che ha venduto più di tutti dal 1999, per cui mi piaceva portare Star Wars dentro ai Brick, perché comunque so che c'è un... L'hai sempre fatto anche negli anni. L'ho sempre fatto negli anni, quest'anno però ho voluto dare un taglio diverso, cioè ho voluto dire, bene, sono 15 anni che Lego Star Wars esiste, e quindi raccontiamo la storia, no? Raccontiamo come si sono evolute le navi, come si sono evolute le minifigures, e infatti abbiamo fatto questi grandi pannelli a tema spaziale, a tema spaziale, proprio per fare
per far capire questa cosa qui. Sì, perché Pasquale, come vedi, se fai una adesso magari siamo un po' lontani, però ogni settore del tavolone dedicato alle Star Wars è contraddistinto da questi pannelli enormi con un po' i set identificativi, esatto, anno per anno della storia di Guerre Stellari. Io ti ringrazio per questa possibilità che ci hai dato, perché anche l'anno scorso un po' lo abbiamo fatto, ma veramente poco. Quest'anno sì, ci hai chiesto un aiuto, e sia come abbiamo chiesto un aiuto importante, davvero importante. Non è stato un piccolo aiuto, come l'hai detto tu prima, ma cioè, se non ci fosse stati voi, tu, Stefano, Giuliano, che oggi non è qui con noi, sicuramente non ci sarebbe stata la possibilità di esporre quasi 20 metri di Star Wars. Beh, e 20 metri non si vedono tutti i giorni. No, ma infatti secondo me il ripagarsi di questa cosa, vedere questo marasma, ci sono poche occasioni dove esporre così, esatto, tanto materiale, esatto, Star Wars, perché non c'è praticamente tutto lo Star Wars, c'è prodotto quasi. Sì, c'è anche una guardia 24 ore al giorno, c'è anche una guardia 24 ore al giorno, quindi non pensate di venire qui la notte, perché è anche grusso e parecchio incazzato. Assolutamente. Quindi direi che ci siamo. Io sì, saluto Fabio, saluto Stefano di Lego Star Wars Addicted, Roby per Empira e Bricknauts e Lega Nerd e un sacco di altre cose che prima o poi dovrò smettere di fare. Un saluto, mi raccomando, vi aspettiamo sabato 14 e domenica 15 marzo per gli ultimi due giorni di iBrick 2015. Ciao, ciao a tutti. Ciao. 42.